Dunque, allora, abbiamo aggiunto la visualizzazione del form, saltiamo per un attimo l'ordinamento per punteggio, visto che stiamo lavorando con l'edit. Facciamo l'edit prima e poi, se abbiamo tempo, facciamo l'ordinamento per score. L'ordinamento per score non è fondamentalmente diverso da quello che avete in parte già fatto in HTML e JavaScript, perché a un certo punto abbiamo fatto un esercizio in aula, credo con Luca Mannella, in cui avete ordinato la stessa tabella per lo stesso campo. Quindi, concettualmente, seppur in React è lo stesso meccanismo, cioè si tratta di ordinare la tabella, questa volta agendo su uno stato. Vediamo se riusciamo a farlo, ma andiamo avanti con l'edit. L'edit essenzialmente dice: voglio riutilizzare questo form e farlo aprire non quando clicco add, ma quando clicco uno dei bottoni di edit delle righe. Quindi il comportamento è: io clicco il primo bottone, il form si apre e testo è yes, email è luca.mannella, eccetera, e la data è il 28 febbraio del 2024. E io a quel punto posso modificare, premo il bottone verde, che in questo caso si chiama add, e lo stato si aggiorna. E quindi il form si chiude e la tabella si aggiorna. Ok? Quindi, ci serve un terzo modo, add, view ed edit. Quindi aggiungiamo il modo, quindi qui c'è il modo view, qui c'è il modo add, aggiungiamo il modo edit. Quindi mod triplo uguale edit. Cosa succede se il modo è edit? Cosa dobbiamo visualizzare se edit è true, è vero? Lo stesso form di prima, quindi non dobbiamo fare molto cose diverse da quel punto di vista. Quello che cambierà è che le proprietà del form, a che passiamo al form, saranno diverse. Che, vabbè, ci serve come prima, se vogliamo, il cancel, perché è lo stesso identico comportamento, no? Quando premo cancel nel form, devo tornare senza form col bottone add, quindi annullo la modifica. E quello è uguale a prima. E ci serve l'add answer? No, perché non dobbiamo aggiungere. Qui cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Creare una nuova funzione per fare. Sì, dovremo passare a un certo punto un update answer. Che possiamo impostare come abbiamo impostato l'add. Quindi passiamo la domanda la risposta da aggiornare. Qui non chiameremo add answer, ma chiameremo, per esempio, update answer. In cui passiamo la risposta da aggiornare e impostiamo il modo view. E fatemi fermare questo perché a un certo punto smette di funzionare. Okay, quindi analogo a prima. Prima c'era add, adesso mettiamo update, prima c'era cancel e adesso abbiamo esattamente lo stesso cancel, perché il comportamento visivo del form non cambia niente. Volendo, potremmo anche aggiungere, sempre per fini estetici, anche il modo, potremmo anche passare il modo a entrambi, sia all'edit che all'update.
per esempio, cambiare il titolo del bottone. Quindi quando siamo in add, chiamarlo add, quando siamo in edit, chiamarlo update, edit. Quindi il bottone, questo bottone qui. Nel caso add lo possiamo chiamare add, nel caso edit possiamo chiamarlo update o qualcos'altro. Quindi potremmo anche passare quello stato se ci servisse, per fare questa piccola cosa. Ci serve qualcos'altro da passare al form per modificare una risposta? Abbiamo il metodo per modificare la risposta. Abbiamo il metodo per cancellare, per annullare il form. Vabbè, abbiamo il modo se vogliamo cambiare l'etichetta del bottone. Ci manca qualcosa? O possiamo andare a fare queste modifiche in answer form? Ci manca la risposta. Dobbiamo passare la risposta corrente. Dov'è la risposta corrente? E in questo componente? La risposta numero 2 è in questo componente? No. Quindi cosa ci... Cosa ci servirà? Perché prima avevamo il bottone add esattamente qui, quindi premendolo appare il form, eccetera. Qui adesso il bottone è nella tabella. Quindi premendo questo bottone dobbiamo far comparire il form e mettere in questo form la singola risposta a cui abbiamo cliccato. Ci serve l'ID, sì, o la risposta intera, anzi ci serve la risposta intera, se no dobbiamo andare nello stato a recuperare le informazioni, lo stato sta in app, quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo... Dobbiamo avere un altro stato che ci contenga la risposta che dobbiamo modificare. Quindi qui avremo un nuovo stato che possiamo chiamare editable answer. Possiamo anche definire qui un metodo, possiamo chiamarlo handleEdit. Questo si potrebbe anche definire in linea esattamente come l'abbiamo definito per questi altri, no? Come la dancer, quindi molteplici cose, ma dato che dobbiamo, adesso vedrete, passarlo alla tabella, conviene definirlo qui in modo da non passare troppe cose giù. Questo handleEdit cosa farà? Farà due cose. Farà il set editable answer e imposterà la modalità edit per il form. Quindi questo dovrà ricevere una risposta e fare set editable answer e poi set mod edit. Ripetiamo perché ci serve qui. Perché la risposta da modificare è in una riga dentro answer table e questa informazione dobbiamo poi passarla al form, che è un altro componente fuori da answer table. E quindi l'antenato comune è answers. Quindi qui deve stare lo stato, perché la tabella imposterà la risposta da aggiornare e poi la passerà al form per visualizzarla e permettere di modificarla. Quindi ad answer table dovremo passare un handle edit
A questo punto, in answer table che è qui sotto, dobbiamo passare di nuovo endoledit props.endoledit in maniera simile a quello che facciamo per il voto, perché dobbiamo arrivare nello stesso punto, il bottone lì, esattamente dove c'è il voto, quindi andare dentro answer row, passarlo a answer action, quindi props.endoledit, di nuovo in maniera duale a quello che facevamo con col voto, e infine in answerAction dobbiamo andare a chiamare quel metodo quando si clicca sul bottone di edit. Il bottone di edit è qui. Quindi on click, fatemelo andare a capo così magari si vede meglio. On click. Cosa scriviamo qui? Props.endoledit. Che cosa passiamo a endoledit? In maniera duale a quello che passavamo a votup. Cosa passavamo a votup? L'answer ID. Qui cosa dobbiamo passare a EndoEdit? Tutta la risposta che abbiamo? No. E quindi cosa dobbiamo fare? Passarci la risposta. Quindi questo answer ID diventerà answer.id, tanto ci passiamo l'intera risposta, è inutile passarci cose separate. E quindi qui non passeremo più answer ID, ma passeremo direttamente answer. Quindi abbiamo creato un metodo che va a riempire lo stato della risposta. L'abbiamo passato sotto. Nel passarlo sotto, abbiamo fatto sì che quando clicchiamo il bottone viene richiamato l'endoledit. L'endoledit imposta lo stato, quindi imposta la risposta, fa diventare setMoteEdit. Cambiando lo stato si rirenderizza e quindi dovrebbe essere visualizzato questo answer form. E cosa ci manca da passare ad answer form a questo punto? Dal bottone abbiamo chiamato un metodo che va a impostare uno stato dove dentro c'è la risposta da modificare. Stiamo passando questa risposta da modificare al form? No. Dovremmo? Sì. Quindi cosa ci manca qui? Passare la risposta da modificare. Quindi qui, mettiamola magari all'inizio, answer uguale lo stato editable answer. Ok. Quindi nel form adesso passiamo una risposta che prima non c'era, che nella modalità add non c'era. Passiamo update answer, che prima passavamo ad answer, e passiamo, vabbè, il mod per cambiare il bottone. Quindi due elementi essenziali. Quindi andiamo nel form. Passiamo due elementi essenziali. Allora, passiamo dall'elemento facile. L'elemento facile è il mod. Per cui potremmo dire in maniera analoga a quello che facevamo prima, che se il modo, per esempio, è add, allora renderizziamo il bottone submit add, e se invece è edit, no? E questo invece di add lo chiamiamo update. Scusa? Si potrebbe fare anche solo col testo, sì.
con un operatore ternario, per esempio. E props.mod. Sì, giustamente. Ecco, se noi avessimo utilizzato non avessimo utilizzato l'on submit ma l'on click, avrebbe avuto molto più senso farlo come props in questo caso sull'intero componente, perché l'on click cambierebbe dall'add o dall'update. Noi fa lo facciamo sul form, quindi non ci cambia niente, si poteva fare sul bottone. A meno che non vogliamo cambiare qualche estetica sul bottone, ma questo. Ok, questa è la parte estetica, cambiamo il nome al bottone. Passiamo giù due elementi nuovi, l'update e la risposta da aggiornare. Partiamo dalla risposta da aggiornare. Come visualizziamo nel form la risposta da aggiornare? Dove la mettiamo la risposta da aggiornare in questo form? Il valore di default come stato, perché il form deve renderizzarsi aprendosi mostrando la risposta di default. Quindi qui possiamo scrivere, qui dobbiamo gestire entrambi i casi, il caso edit e il caso add. Quindi che cosa ci può permettere di distinguere il caso edit e il caso add? Abbiamo due cose che ci permette di distinguere il caso edit dal caso add. Una è mod e l'altra? Cosa c'è qui che nel caso add non c'è? La risposta. La risposta da aggiornare nel caso add non c'è, non viene passata. Quindi qui potremmo dire props.answer, punto di domanda, quindi se props.answer è undefined, vuol dire che siamo nel caso add. Se non è undefined, vuol dire che siamo nel caso edit. Oppure mod, se mod ed edit siamo nel caso edit, altrimenti siamo nel caso add. Cosa volete usare? Answer o mod? Chi dice answer? Chi dice mod? È una lotta impari, perché sono 4 contro 4. E facciamo, decido io. Props, answer. È uguale comunque, cioè invece di props.answer scrivete props.mod uguale. Quindi se props.answer è definita, cosa ci serve? Se è definita, se esiste, cosa dobbiamo mettere in questo stato? Props.answer.text. Se non è definita, la stringa è vuota come prima. E questo lo facciamo in maniera identica per la mail e quasi identica per la data, dove anche in questo caso dobbiamo fare punto format per formattare la data correttamente. Se no, viene invalid date come prima o rimane data vuota e quindi non potremo vedere che data c'è. Punto format, anno, 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 mese, mese, giorno, giorno. Ok, e questo era per visualizzare la risposta. Gestiamo entrambi i casi. L'altro sarebbe stato, invece di props answer, scrivere mod triplo uguale edit e il resto rimaneva uguale, props.answer.text, props.answer.email. Cambiava solo il primo elemento. Ok, e questo è uno dei due elementi che abbiamo passato al form, la risposta da modificare. L'altro elemento che abbiamo passato al form è il modulo abbiamo già usato, e l'altro è il metodo update. Dove lo usiamo il metodo update? Nell'end of submit. Quindi nell'end of submit avremo un
un if che ci dice se siamo nel modo edit oppure se props.answer esiste, allora siamo in edit, altrimenti siamo in add. Quindi qui possiamo dire se poi else. Fatemi scrivere l'else intanto, che è il caso di prima. Qui cosa vogliamo usare? Mod o props.answer? Ok, stavolta accontentiamo chi... Quindi props.mod triplo uguale edit. Di nuovo, questo è identico se ci fosse stato props.answer. Cosa facciamo qui? Cosa facciamo qui? Props.updateAnswer, quindi chiamiamo il metodo per aggiornare. Che cosa passiamo a questo metodo? Dobbiamo ancora definirlo. Ci basta passare l'answer di prima? Quindi test email e data, o ci serve passare qualcos'altro? Ci serve passare l'ID. Perché ci serve passare l'ID? Perché dobbiamo aggiornare lo stato, iterando sull'intero stato, e quindi dobbiamo andare a modificare solo la risposta giusta, non una a caso. Come passiamo l'ID? Lo prendiamo dall'answer, giusto? E come lo scriviamo qua? Sì, props.answer, sì, però questo facciamo che accetta un parametro solo, che è l'intera risposta. L'abbiamo scritto così, ha un parametro che è l'intera risposta, quindi non passiamo l'ID e la risposta, sarebbero due parametri. Un parametro solo. Dobbiamo inserirlo dentro answer. Come lo inseriamo dentro answer? In vari modi, ma facciamolo così. Id due punti props.answer.id virgola answer. No, sì, answer. Quindi creiamo un nuovo oggetto che ha tutti i campi dell'oggetto answer, ma prima ha anche un campo che si chiama id, che contiene l'ID. Ok? Quindi a questo punto il form è fatto. Cosa ci manca da fare? Update answer. Dove lo facciamo update answer? Dove lo facciamo? Nell'app, in app. Quindi qui sotto scriveremo const updateAnswer che riceverà una risposta come prima, e qui siamo nel caso update, quindi un caso molto simile al VOTUP. Quindi cosa dobbiamo fare essendo un caso molto simile al VOTUP? Set answers. Old answers, o come lo vogliamo chiamare. Poi è simile al VOTUP, quindi se leggete il VOTUP, facciamo return di old answer.map di ans e se ans.id è uguale a answer.id, quindi se stiamo modificando la risposta che ci interessa, return new answer, in cui l'id lo prendiamo da è uguale answer.id, il testo è answer.text
la mail e answer.email, la data pure, e lo score invece lo prendiamo dalla risposta originale, perché nel form non possiamo cambiare lo score ce lo dà qualcun altro tramite il bootup, quindi in questo caso è ans.score. E poi else, come nel caso del bootup, return ans. Qui mettiamo questi punti virgola. Abbiamo finito questo metodo? Sì. Abbiamo finito in generale o ci manca qualcosa? Dobbiamo passarla. Quindi, esattamente come facciamo per l'add, update answer uguale update answer, e poi verifichiamo che in answer arrivi, c'è la props, e poi la passiamo solo qui come props perché abbiamo già copiato. Ok. Proviamo? Sì. Dovrebbe essere praticamente molto simile a VoteUp, no? Senza forse. Sarebbe stato carino vedere la mail al posto della data. Soprattutto nel form, sarebbe stato molto contento dei JS di gestire una mail invece della data. Grazie. Proviamo? Ok, quindi per ora si vede senza problemi. Se ne facciamo add, controlliamo che di non aver rotto quello che già funzionava. Se aumentiamo il voto, sì. Se facciamo add, il form in effetti è vuoto, come era prima. E se facciamo add, si aggiunge. Se facciamo modifica, prendiamo questo. I campi ci sono. Se io per esempio metto no col punto, con tre punti esclamativi, giusto per cambiare qualcosa, e faccio update, si aggiorna. Se faccio cancel, si chiude e non succede niente. Quindi sembra funzionare. Ovviamente se faccio refresh della pagina, cosa succede? Cosa succede se faccio refresh della pagina? Viene tutto perso perché ritorniamo nello stato iniziale. Ok. Guardiamo questo nel testo dell'esercizio. Il testo dell'esercizio a un certo punto diceva: cosa succede quando modifichiamo due risposte una dopo l'altra? Quindi, proviamo. Se io premo add e poi premo edit, il form c'è già, cambia il modo e il form si riempie con la risposta. Perfetto. Se io premo cancel e poi premo add, è vuoto, che è il comportamento che vorrei. Ora, se io premo edit della prima risposta, io vedo correttamente la prima risposta. Andiamo a premere edit della seconda. E cosa succede a form? Nulla. Se io premo edit della terza, della quarta, non cambia. Se io faccio cancel e premo qui, invece sì. Però se io vado a premere sull'edit di un'altra risposta mentre il form è aperto, non cambia. Che è un comportamento che non vorremmo. Perché e come lo risolviamo? Perché secondo voi e come lo risolviamo? Perché sono già nello stato mode edit di un'altra risposta, quindi lo stato non cambia e quindi non si fa il refresh del rendering del componente. Come lo risolviamo? Abbiamo diagnosticato il problema ora.
non cambierebbe spostando lo stato, perché noi comunque saremmo nello stato edit. E se passiamo, React non è, come dire, abbastanza furbo, lo noteremo soprattutto quando integreremo il server. Se noi aggiorniamo lo stato con lo stesso valore, lui si accorge che non è cambiato lo stato. E quindi non deve proprio cambiare il contenuto. Quindi alzando lo stato non lo risolviamo, perché... E non possiamo avere uno stato edit diverso per ogni risposta, sennò avremmo mille stati edit. Edit 1, 2, 3, 4, 5, finiamo più. Non funziona. Cosa potremmo fare? Potremmo mettere l'id della domanda in uno stato e quindi ogni volta che schiacciamo il bottone andare a cambiare quell'id, e quindi in teoria tutto si rirenderizza, però per gestire il caso che l'id della domanda nella modalità add non c'è, quindi avere altri... No? If che controllino queste cose. Quella è un'opzione. E c'è un'opzione che non conoscete, che adesso scoprite, e che è un po' più facile, ma non è tanto diversa concettualmente da quella. Ricordate key come chiave. Cosa abbiamo detto quando abbiamo introdotto key come chiave? Cosa serve una chiave? Quando la usiamo? Quando c'è una lista, un elenco di oggetti. Perché ci serve inserire key? Per identificare in maniera univoca. Per identificare in maniera univoca un elemento di questo elenco. Chi deve identificarlo in maniera... Non noi. React. E infatti noi sviluppatori non riusciamo neanche a accedere a key. Possiamo impostarla ma non leggerla nei figli. Ecco, quello stesso key funziona per risolvere il problema anche in questo caso. È un caso particolare. Perché dato che l'id della risposta è diversa, se noi usiamo come chiave l'id della risposta, React si accorge che l'id è cambiato e quindi aggiorna la renderizzazione del componente di conseguenza. Quindi il contenuto, non rirenderizza il componente ma aggiorna il contenuto. Questo è un caso particolare di key, è un qualcosa che serve appunto solo a React, ma risolve questo problema quando lo stesso evento, quando lo stesso bottone deve generare lo stesso componente ma che ha qualcosa di diverso al suo interno. Quindi si può fare a mano, come suggeriva lui, cercando un altro stato da agganciarsi e modificare, oppure si può sfruttare lo stesso concetto di key, che è obbligatorio, React si lamenta se non c'è in una lista, in un elenco e quant'altro, ma in questo caso dice a React... C'è qualcosa di... segnala React che qualcosa è cambiato. E qualcosa è cambiato perché il bottone che ho premuto è diverso. Quindi ovviamente qualcosa è cambiato. Allora, questo key lo andiamo a mettere direttamente in answer component nel edit. Qui scriviamo key uguale... Qual è la chiave che... Può essere univoca che ci dice che abbiamo premuto un bottone diverso? L'id, quindi cosa scriviamo? No, perché qui è dove abbiamo definito editable answer, quindi editable answer direttamente punto id. Allora, con questa chiave, quindi agganciando l'answer form, dicendo che l'answer form ha in un certo senso una dipendenza da una chiave che cambia ogni volta che premiamo un bottone, perché l'id dell'editable answer cambia, quello stato cambia, noi dovremmo, vedete, ogni volta che clicco, il form rimane attivo, non è che sparisce e riappare, non compare il bottone, ma il contenuto cambia. E di conseguenza se sono qua, andiamo nell'ultima, e aggiorno, lui ovviamente tiene conto dell'ultima perché in editable answer c'è solo una risposta che è quella a cui ho premuto il bottone. Quindi quello key risolve un problema di renderizzazione, ovviamente editable answer viene impostata correttamente quando premo il bottone, ma il form non viene renderizzato di conseguenza. Quindi questo key è un modo facile per risolvere questo tipo di problemi quando abbiamo un componente che ha dei contenuti che dovrebbero variare al variare di un click da qualche parte, come in questo caso.
Non è obbligatorio averlo, infatti React non si lamentava, però in questo caso ci risolve questo problema. Ok? Quindi, questo chiude, e ovviamente se vado sull'add e poi premo edit, continua a funzionare come prima, per cui se io faccio cancel, poi faccio edit, poi faccio cancel, e faccio add, mi riappare il form vuoto, quindi tutto funziona come coerentemente. E quindi questo vi dà l'esempio di add, vi dà l'esempio di edit, volendo si può fare l'esempio di delete in maniera analoga a quello che abbiamo fatto per il votup, perché lì si tratta di svuotare, non bisogna neanche passare dal form. E qua, se facciamo il dobbiamo fare cancel e poi add. Sì, perché essendo che sono tre stati separati, add, edit, view, se siamo nello stato edit, non abbiamo scritto un modo per passare ad add. Abbiamo sempre scritto il cancel fa view e submit fa view, e quindi non possiamo tornare all'add. Ci potrebbe essere un terzo bottone che dice aggiungi, e quindi ci permette di andare a posto. Ok, allora, l'ultima cosa che ci manca, e direi che non dovrebbe portarci via troppo tempo, peggiora solo, mi sembra. Dicevo, l'ultima cosa che ci manca, che non dovrebbe portarci via troppo tempo, è il sort della tabella. Quindi noi vorremmo cliccare su un bottone, magari che mettiamo qui, e se clicchiamo una volta andiamo da meno 10, rimaniamo così, no, meno 10, 0, 0, 5, e se clicchiamo l'altra volta andrà a 5, 0, 0, meno 10. Quindi ordiniamo le risposte in base al loro score. Ok? Quindi la domanda che ci faceva il testo è: l'answer form non ci serve più e app non ci serve più. La domanda che ci faceva il testo era: ci serve un altro stato? Dov'è la tabella? No, non ci serve un altro stato. Qual è lo stato su cui vorremmo idealmente agire? Answer. Answers, questo. Ok, come lo facciamo? In realtà ci serve un altro stato, ma non per che cosa ci serve un altro stato? Per cambiare il bottone da ordinamento o decrescente a crescente, no? Quindi un altro stato ci serve. Dovessimo solo ordinare in un senso, ne potevamo fare a meno, ma dato che abbiamo un doppio ordinamento, crescente e decrescente, ci serve un altro stato. Quindi, questa volta in answer table, perché è solo relativo alla tabella, all'ordinamento, possiamo avere uno stato che possiamo chiamare sort order e set sort order, che è un altro stato, che di default possiamo mettere a none, anche se è un caso che non gestiamo. E poi ne vorremmo gestire due casi, ascendente e discendente. Quindi di nuovo, un po' come mode, che c'è add, view ed edit, qui avremo none, ascendente e discendente. Quindi, cosa facciamo? Cosa ci serve fare? Possiamo ordinare direttamente props.answers? Il sort agisce, se ricordate, in place, quindi modifica l'array. Possiamo modificare l'array delle... possiamo modificare una props? No. Ma se anche potessimo, quello ha dietro uno stato, quindi è una pessima idea. Come facciamo allora se non possiamo modificare una props?
Esatto, creiamo una copia e poi lo usiamo una funzione. Quindi, per esempio, potremmo scrivere const sorted answers, che è una copia di props.answers. E poi qua decidiamo, diciamo a React cosa fare nei vari casi, se è ordinato ascendente, discendente. Quindi se sort order è ascendente, sorted answer.sort, cosa scriviamo dentro il sort? A virgola b, funzione callback, come facciamo a ordinare in maniera ascendente? Per score, a.score meno b.score, perché ha l'intera risposta. E noi vogliamo ordinare l'intera tabella, ovviamente. Altrimenti, se sort order è discendente, stessa cosa, ma con A e B invertiti. Perché dobbiamo ordinare nell'altro senso. E poi ci serve, quindi questo è per dire cosa renderizzare, in un certo senso la prima volta, cosa renderizzare quando il componente viene rigenerato. Per cui se vengono rigenerato uno stato ascendente devo ordinare in un certo modo, se viene renderizzato uno stato discendente devo ordinare in un altro modo. Se viene renderizzato uno stato none, non ordino, lascio il valore originale di props.answer. A questo punto ci serve anche un metodo per cambiare tra ascendente e discendente. Quindi cost sort by score, cosa farà questo sort by score? Set score order, set sort order. Mettiamo direttamente un valore o dobbiamo recuperare il valore precedente? Perché se abbiamo detto se clicchiamo una volta fa un ordinamento, se riclicchiamo fa l'altro, quindi ci serve. Quindi questo potrebbe essere old order. E quindi se old order è ascendente, mettiamo discendente. Altrimenti mettiamo ascendente. Quindi clicco una volta, se è ascendente diventa discendente, se clicco di nuovo, se è discendente diventa ascendente, e tutte le volte che clicco sto in questo loop tra ascendente e discendente. Dove la chiamo questa funzione? In score. Quindi qui ci servirà per esempio un bottone. Però non facciamo un bottone vero e proprio, facciamolo di quelli trasparenti, quindi variant link, quindi non si vede il bordo e quant'altro, e on click chiamiamo sort by score. Cosa ci mettiamo nel bottone? Cosa ci scriviamo nel bottone? Come si chiama il bottone? Sort order, un po' lungo. E possiamo mettere un'iconcina di quella con la freccia in alto e di quella con la freccia in basso, e quindi dire che la classe di questo bottone, scusate, no, che dentro c'è un'icona, e la classe di quest'icona è... Se il sort order è ascendente,
Se sort order è ascendente, la classe di quest'icona è BI, BI meno sort meno numeric meno app. Se è discendente, la classe è BI, BI meno sort meno numeric down. Quindi qui, quando clicchiamo questo bottone con quest'iconcina, ci cambia l'iconcina e ci chiama il sort by score. Abbiamo finito? Funziona se facciamo così? No, perché? Sì, più che passarlo bisogna rimpiazzare a questo punto props.answer con sorted answer e il resto poi rimane uguale. Quindi, se salviamo e andiamo di qua, qui c'è un bottone, solo che è, perché è cliccabile, solo che è bianco, quindi non è. Solo che non è visibile. Sì. Sì. C'era lo spazio, ma non c'era il bottone. Ok, quindi cliccando sul bottone, meno 10, 0, 0, 5, che è l'ordinamento giusto, dall'altra parte 5, 0, 0, meno 10. Poi, dopodiché questo bottone è blu, e non è nero, e quindi facciamo così, e poi la finiamo. Mettiamo uno stile in linea che è bruttissimo, però non creiamo adesso una classe solo per questo. Color black. Così il bottone diventa nero e rimane tutto coerente. Poi tutto il resto ovviamente continua a funzionare indipendentemente dall'ordinamento, perché quelli sono collegati all'ID della risposta che è nello stato. Ok? Domande? Così abbiamo completato anche quell'esercizio. L'altro pezzo che avanzava, che era quello opzionale, è appunto il bottone di delete, che però funziona in maniera molto simile al bottone di vote up, quindi non dovrebbe essere, solo che invece di aggiornare va a cancellare una risposta. Non deve neanche, deve aggiornare la tabella, ma aggiornando lo stato la tabella si aggiorna da sola. Qualche domanda? Allora, in assenza di domande, giovedì in laboratorio farete un esercizio ovviamente su questi aspetti, quindi il form, l'aggiunta, la modifica, eccetera, questa volta dei film. Martedì prossimo con Luca vedrete il contesto e soprattutto la possibilità di avere più pagine all'interno dell'applicazione React, e con me invece ci vediamo, a Dio piacendo, fra due martedì. Ok? Buona continuazione di settimana, se avete delle domande ancora per qualche minuto sono qui.